Il servizio igiene urbana, settore dell'azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici che si occupa prevalentemente della gestione dei rifiuti, ha attivato una sperimentazione del compostaggio con il sistema delle biocelle, con l'obiettivo di arrivare all'autonomia gestionale della componente organica contenuta nel rifiuto prodotto nella Repubblica di San Marino. Tutto questo in un'ottica di assoluta necessità di risparmio economico e soprattutto di rispetto e conservazione dell'ambiente naturale. Il processo inizia dalla selezione domestica dei rifiuti. La dotazione familiare di accessori per la raccolta è rappresentata da due contenitori di colore marrone. Uno più piccolo e aerato che va posto sotto il lavello e l'altro dotato di sicurezza antirandagismo che va posizionato fuori casa nei giorni previsti dalla raccolta e dai sacchetti compostabili in Matre B. La buona pratica prevede un'accurata selezione del rifiuto nell'ambiente della cucina, per cui va posta molta attenzione nel conferire tutti gli scarti di cucina. Frutta e verdura, avanzi crudi o cotti di carne e pesce, dolci, pane, salumi, formaggi, filtri di tè e tisane, fondi di caffè, gusci di uova, pasta, riso, farina, fiori e piantine. A questi si aggiungono gli alimenti scaduti. Quando il cestino sotto lavello è colmo, va travasato nel bidone più grande da collocare all'esterno per consentire lo svuotamento da parte del servizio di raccolta come indicato dall'ecocalendario. Gli operatori addetti al servizio, seguendo l'ecocalendario, effettuano la raccolta a domicilio. Prima dello svuotamento del contenitore domestico effettuano un veloce controllo sulla qualità dei rifiuti immessi nel bidoncino e, se necessario, lasciano una segnalazione di scorretto comportamento all'utente. Al termine del percorso di raccolta, il rifiuto organico viene scaricato all'interno di un box di contenimento e miscelato mediante macchina operatrice attrezzata con benna miscelatrice in un rapporto definito con il cippato proveniente dalla raccolta domiciliare delle potature. La miscela così formata viene immessa all'interno della biocella ed è inizio il ciclo di biossidazione del contenuto che si conclude dopo 30 giorni dalla chiusura del coperchio. Ogni biocella è costituita da una struttura in acciaio dotata di un pavimento forato che consente la circolazione forzata dell'aria immessa tramite un apposito sistema. Nel corso dei 30 giorni l'aria attraversa tutto il corpo della massa organica, la ossigena e accelera tutti i processi naturali di trasformazione e previene la formazione di cattivi odori. Le biocelle sono dotate di una serie di strumenti per il controllo in continuo dei parametri che confermano il corretto andamento della trasformazione della sostanza organica in compost. Terminato il processo di biossidazione forzata, la massa ha subito una perdita in peso che ordinariamente è dell'ordine del 50% e viene trasferita per lo scarico sulla platea, dove avrà luogo l'ulteriore maturazione che si protrarrà per almeno 90 giorni. A questo punto il materiale risultante può già essere considerato compost maturo, che va però raffinato. In questo caso la raffinazione avviene tramite vagliatura meccanica. Questa procedura consente la separazione del prodotto raffinato, sotto vaglio, che verrà inviato allo stoccaggio finale dai materiali più grossolani o estranei che in caso di raffinazione verranno riutilizzati nella formazione del substrato iniziale. Il sottovaglio costituisce il compost super fino maturo, privo di odori e con le caratteristiche di un normale terriccio. Il compost maturo e raffinato viene analizzato per accertare la rispondenza del prodotto alla disciplina dei fertilizzanti e si determina l'indice di germinazione, che ne conferma l'idoneità all'utilizzo in agricoltura biologica e florivivaistica in genere. Inoltre si potranno sviluppare progetti di ingegneria naturalistica e di rinaturazione dei versanti per il recupero dei suoli. In conclusione, con la tecnica del compostaggio, gran parte dei rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino viene trasformata in compost di qualità, evitando in questo modo il trasporto e smaltimento al di fuori del territorio. In definitiva, l'azienda autonoma dei servizi pubblici con il compostaggio chiude il ciclo biologico dei rifiuti organici, restituendo alla terra quello che la terra stessa ha prodotto.